Espressa all'Istituto di istruzione superiore Luigi Sturz è possibile anche conseguire la patente europea di informatica, peraltro con delle competenze di altissima specializzazione. Sì, eh, grazie ai fondi europei siamo riusciti l'anno scorso a realizzare questa aula informatica abbastanza attrezzata, con nuovi software e eh, con delle potenzialità veramente notevoli, eh, che consentono di poter conseguire la patente di informatica e CDL. Abbiamo degli esperti che fanno dei corsi e possiamo dire che siamo uno dei centri più, più attrezzati nella, nella Sicilia. A livello di Catania, Palermo, perché veramente rilasciamo tantissime patenti europee. È da dire, Preside, che ormai questa competenza è necessario che si acquisisca anche per presentare un semplice curriculum per una proposta di lavoro? E sicuramente. Perché, se è vero un po' quello che si dice in giro, eh, perché questa patente consente di poter acquisire dei punteggi anche a livello, a livello di gradatori dei docenti. E quindi c'è veramente tutto un, un discorso che riguarda i punteggi, le graduatorie, e il nostro istituto si sta attrezzando anche per questo. Professore, in che attività sono impegnati in questo momento i ragazzi al computer? Allora, i ragazzi in questo momento stanno sviluppando un'applicazione che si basa su delle strutture di dati gestite in memoria centrale, sono appunto i cosiddetti vettori, loro li stanno utilizzando nella modalità. Che prevede appunto la presenza di più vettori, quindi vettori paralleli. Che poi in realtà è alla base di tutta una serie di concetti che poi eh, trovano um, utilizzo in, um, in una gestione dei dati più um, diciamo complessa. Che prevede appunto la gestione in maniera permanente di questi dati attraverso l'utilizzo di basi di dati e che quindi hanno poi eh, risvolto in tutte le funzioni che vengono quotidianamente fatte in tutte le organizzazioni che sono esse. Possono essere sia organizzazioni pubbliche come appunto le amministrazioni pubbliche, comuni, scuole eccetera oppure anche organizzazioni private e quindi aziende che hanno necessità di gestire acquisti, vendite e altre organizzazioni di dati di questo tipo.